troppo forse. Dovevo convincermi a lasciarlo, sapevo che era troppo pericoloso. Mi feci coraggio per scavare una fossa, presi il suo corpo, la stavo lasciando per sempre. Non l'avrei più rivista. Non ricordo quanta strada avevo fatto quel giorno. Al calar della sera giunsi a Venosa. Un brigante che apparteneva alla banda di Carmine Crocco mi chiese qualcosa. Combattere, dissi. Eravamo in un bosco, al sicuro, e anche tanti. C'erano molti contadini, donne che distribuivano cibo, uomini che si cimentavano in combattimenti corpo a corpo, con spade e asce. Guardavo, ammirato, senza proferire parola. Chiedevo per conoscere ed imparavo in fretta. Aspettavo ardentemente il momento di combattere. All'inizio non riuscivo a capire perché non si facesse nulla e soprattutto non mi capacitavo del perché restassimo per tutto quel tempo nascosti nel bosco. Capii più tardi. Venosa era la città da attaccare. Aspettavano Crocco. Ed eccolo che arriva. Avanzavamo sicuri, pronti per scatenarci. Più ci avvicinavamo, più il mio cuore accelerava i suoi battiti. La cittadina si arrese subito. Eravamo considerati liberatori. Ci accarezzavano, ci toccavano sorridenti, ci baciavano. Entravamo nelle case dei notabili, di casa in casa, e rubavamo tutto ciò che poteva esserci utile, con pura violenza. Distruggevamo tutto ciò che capitava davanti a noi e picchiavamo a sangue chi osava opporsi. Ci eravamo trasformati da umili e oppressi contadini in bestie inferocite ed oppressori. Ciononostante, avevamo vinto. E per le strade della cittadina c'era un entusiasmo che non avevo mai visto fino allora. In quei giorni incontrai per la prima volta Crocco. Era diverso da come lo immaginavo. Aveva una lunga barba, un corpo magro, ma non particolarmente muscoloso, due occhi di ghiaccio che incutevano terrore. Intanto anche Melfi era in rivolta. Tutto il Melfese era con noi, anche Ruoti cadeva sotto il nostro giogo. C'è speranza, c'è fermento nella nostra truppa. Ma Crocco ancora non si decideva di muovere da Venosa. Quel Delrico aveva organizzato caparbiamente una controffensiva. Molti uomini erano pronti per puntare su Venosa. Crocco aspettava gli uomini che sarebbero dovuti arrivare in quei giorni, ma qualcosa andò storto. La banda fu respinta dagli uomini di Delrico e Carmine Crocco, venuto a conoscenza di questa cosa, dovette cambiare i piani, lasciare Venosa. Per la prima volta ci sentivamo minacciati e una gran paura ci prese a tutti quanti. Fuggimmo come topi inseguiti, non perdendo nemmeno un minuto del tempo. Nel primo pomeriggio del 15 aprile giungemmo a Melfi. Il giorno dopo riprendemmo la marcia alla volta di Rio Nero, ma la situazione non era delle migliori. A Rio Nero erano già giunti alcuni battaglioni della Guardia Nazionale e lo stesso Delrico era presente. Crocco sapeva che non poteva combattere da solo, con le sole forze che aveva. Per questo inviò una piccola parte della truppa a Pesco Pagano per riferire della precaria situazione. In questo gruppo ero presente anch'io. Per la prima ed ultima volta ebbe modo di parlare con Carmine Crocco. Mi stupiva con che pacatezza Crocco dava gli ordini. Parlava abbastanza piano e scandiva ogni parola come se dovessero entrare stampate nella nostra mente.
Partimmo immediatamente. Al ritorno demmo le notizie al nostro generale. Stavano per arrivare altri rinforzi. Avanzavamo quel giorno con grande premura per raggiungere Rio Nero. Mentre ci disponevamo in modo ordinato sul campo di battaglia, pregavo il Signore. Non lo avevo mai fatto, ma una paura quasi improvvisa mi aveva afferrato. Era la mia prima battaglia, la mia prima ufficiale battaglia. Crocco ci scrutava e passava in rassegna per scrutare i nostri volti. Ci eravamo messi al suo servizio, ci eravamo guadagnati il suo favore e aspettavamo con ansia il giorno in cui saremmo stati tutti premiati per avere combattuto per salvaguardare i nostri diritti. Non potevo più stare fermo, dovevo vincere la mia paura. Fui tra i primi a scattare, alte grida echeggiavano tra le file dei nostri uomini, puntai la pistola contro qualcuno e sparai. Eravamo sempre più vicini. Poi lo scontro, uno scontro violento. Andai a sbattere contro un uomo, cadendo insieme a lui, sfoderai il pugnale velocemente per non farmi sopraffare e lo uccisi. Avevo ucciso il primo uomo. Era più anziano di me, probabilmente con una famiglia che non avrebbe mai più rivisto. Ma c'erano tanti altri uomini che avrebbero tentato di uccidermi e tanti uomini che avrei dovuto ammazzare per evitare che i Borboni trionfassero. Era una battaglia cruenta. Osservavo tutti i miei compagni, vedevo tanti miei nemici cadere, uno dopo l'altro, e stramazzare al suolo. Ero frastornato, quasi impaurito, disorientato. C'era una parte di me che voleva fuggire, abbandonare quel campo furente di battaglia. Ce n'era un'altra che non si stancava di stroncare vite. Continuava ad avanzare, eroicamente. Il combattimento durò ancora per mezz'ora, con tante perdite per parte. La terra era piena di cadaveri. Il sangue scorreva come scorre un torrente. Uscimmo sconfitti da quello scontro. Era incredibile come si succedevano gli avvenimenti. In quel giorno memorabile, come ancora oggi, non si sapeva a chi potesse essere attribuita la vittoria. Delusi, smarriti, affamati e costretti a rindanarci nei boschi come pecore erranti, avevamo perso ogni speranza. Col passare del tempo, ognuno di noi faceva ciò che voleva, sfociando in un'anarchia totale. Alcuni di noi iniziarono ad uccidere con violenza, inveendo contro gli innocenti. Altri ancora, spinti dalla fame, rubavano tutto ciò che trovavano, saccheggiando case, terre e bestiame. Tutto ciò portava sempre di più a commettere atti di delinquenza e brigantaggio. Se prima le manifestazioni erano di carattere politico-sociale, ora poco importava. La situazione era diventata insostenibile in tutti i sensi. La mancanza di grano, i rapporti sempre più tesi tra la classe possidente e quella proletaria, la mancanza di sussistenza per i contadini e il malcontento generale della popolazione per l'invadenza piemontese scatenò violente rivolte. Fu a questo punto che Crocco si mosse. Eravamo anche noi stanchi di osservare tutto quanto avveniva senza poter far nulla. Così tentammo una disperata contromossa in uno scontro a San Fele il 21 giugno 1861, ma non ebbe buon esito. Fummo respinti violentemente.
anche se combattemmo con onore e come leoni inferociti, a nulla valse. Stanchi e in numero minore ci ritirammo alla fine del bosco di Monticchio, impossibilitati ad agire. Non potevamo fare più nulla. Ormai Crocco pensava da tempo ad una resa. Ma nell'ottobre dello stesso anno un certo José Borges si alleò con Crocco, stipulando un accordo e formando un vero e proprio esercito di quasi 600 uomini. Furono diverse le vittorie. Misi tutto il mio valore, massacrando tanti uomini per una giusta causa. Occupammo diverse città, sembravamo invincibili. Ma i rapporti tra Crocco e quel generale sconosciuto spagnolo presto si ruppero, soprattutto quando fallimmo l'impresa di prendere Potenza. Il nostro piccolo esercito non era più in grado di combattere e, stanco e affaticato, si ritirò a Monticchio. Eravamo in pochi, senza nessuna sussistenza. Molti di noi morirono, ma mi salvai fuggendo. Ero stanchissimo, impaurito. Ogni giorno pensavo che il momento della mia morte fosse arrivato. Così presi la decisione. Una notte, dopo aver preparato con cura la mia fuga, fuggii. Macinai tanti chilometri attraverso i boschi che ormai erano diventati la mia dimora e la mia casa. Conoscevo fin troppo bene quei posti, non c'era un nascondiglio migliore di quello. Restai tanti giorni, vivendo di caccia e bevendo acqua dal lago. Molte volte mi trovavo a soffrire nella notte, allagando di pianto il mio letto e vivendo ancora quei momenti che avevano lasciato un segno nella mia vita. Ma avevo combattuto eroicamente, con orgoglio. Mi ero battuto per sconfiggere la tirannia, per calpestare l'oppressore e aiutare l'oppresso, per guadagnare con onore ciò che era di diritto, la libertà. È vero, il tempo dei briganti era giunto al termine. Le nazioni, come gli uomini, si dice talvolta, abbiano un loro destino. Quanto al generale Crocco, non ebbe più notizie. Per alcuni era morto, pagando tutto ciò che nel corso di quegli anni aveva commesso. Per altri, invece, era dato per sperduto in qualche zona dell'Italia. Ma a me...